È stato nominato nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto Domenica Romana e lei ne è presidente? Sì, il sindaco e l'amministrazione hanno ritenuto di nominarmi presidente, mi hanno dato questo incarico che è un incarico anche delicato, nel senso che si ha sempre a che fare con anziani, è una struttura ad altissimo livello in Canavese e quindi, come ho detto prima in conferenza, quello che cercheremo è con il nuovo consiglio di amministrazione di portare avanti quello che è già una realtà consolidata al meglio dell'istituto. Il nostro è un incarico per grazia ricevuta, nel senso che non ha un corrispettivo, questo lo voglio precisare perché in questi momenti insomma purtroppo è bene dirlo. Ci occorre tempo, ci occorre dedizione e cercheremo di fare il nostro meglio. Dalle persone che ho visto, dei miei colleghi in un consiglio di amministrazione, ritengo ci siano capacità sia a livello, abbiamo un medico, abbiamo dei tecnici professionisti, io stesso lo sono, quindi credo di poter fare un buon lavoro per i prossimi 4 anni. Garantiremo anche quello che, anche questo ribadisco, come ho detto in conferenza, quello che il sindaco ci ha chiesto giustamente, che è quello di amministrare in forma assolutamente oggettiva, al di là di qualsiasi linea politica o non politica, cosa che invece in qualche piccola polemica è saltata fuori, non ha assolutamente né capo né coda. Crediamo di poter fare un buonissimo lavoro, assolutamente indipendente e staccati da qualsiasi legame, solo per il bene della casa di riposo. Una parte del gruppo dell'opposizione stamattina non ha presenziato a questa conferenza? Ma sì, io da quello che ho letto non ho avuto modo di parlare con loro, ho visto una lettera, mandata anche al prefetto. Sinceramente, come ho detto, il sindaco ci ha chiesto, ma questo lo sapevamo già, di essere più oggettivi possibili. Non capisco il fatto, io sono consigliere comunale qui in Castellamonte, ma è un aspetto completamente staccato, cioè non esistono collegamenti anche di tipo fiscale, di qualsiasi tipo che possa pensare. Ho fatto anche l'assessore qui 5 anni, ho fatto il sindaco 11 anni a Maio, insomma a livello di pubblica amministrazione credo di capirne qualcosa che possa inficiare o rendere più difficoltoso. Il nostro ufficio, il mio, quella sede, sarà sempre aperta a disposizione di qualunque consiglio o critica da parte, diciamo così, della minoranza, se vogliamo tirare in ballo la minoranza. Io più di così sinceramente non so cosa fare. Ma io voglio innanzitutto ringraziare il consiglio di amministrazione uscente, nelle persone del presidente uscente Pellegrinetti, ed è, soprattutto voglio ringraziare l'arciprete Don Angelo per la disponibilità che ha dato in questi anni e quando si è reso disponibile anche ad aiutarci, e alla dottoressa Stoffler perché, per la disponibilità di tempo. La scelta è stata fatta, concordata, parlando anche col presidente della provincia, quando ci siamo recati a parlare del nuovo consiglio di amministrazione, che dopo 2 mandati si riteneva opportuno poter cambiare presidente, come succede nella legge per i sindaci o del presidente della provincia e della regione, per cui le scelte sono state fatte anche in base alle professionalità e alla disponibilità di tempo, per cui non mi resta altro che ringraziare comunque tutti quelli che collaborano e lavorano per il bene dell'Istituto Domenica Romana. Stamattina non eravate presenti all'ufficializzazione della nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto Domenica Romana. Come mai? Ma è semplice, noi siamo in pendenza di un ricorso fatto al prefetto della provincia di Torino che ha due tipi di obiezioni, alcune più leggere, diciamo così, tutte derivano da una delibera votata da questa maggioranza, da questo consiglio comunale, dove l'unico assente peraltro ero io quel giorno, dove sostiene una serie di cose. La prima è quella, e io ritengo sia anche giusta, è possibile che ci sono 10.000 abitanti a Castellamonte e non un residente sia in grado o degno di fare, di svolgere un incarico del genere? Io credo di no. Poi c'è scritto sulla delibera, che mi sembra sia la numero 21 di maggio del 2012, quindi già votata dall'attuale maggioranza. La seconda, ben più grave, è che sempre quella delibera dice che bisognava tenere conto della minoranza, delle indicazioni della minoranza.
Io penso che il sindaco, poi bisogna vedere se era costituzionale o legale, poteva anche fare la delibera invece di dire dobbiamo tenere conto delle minoranze, di dire bene, decido io e bom, poi avremmo fatto altri tipi di ricorse, ma questo è. Comunque siamo in pendenza, perché a me il prefetto non ha ancora detto niente riguardo a questa, a questo nostro ricorso, per cui secondo me queste nomine non sono valide. E adesso cosa intendete fare, visto che sono già ufficializzate? Ma sicuramente aspetteremo l'esito di quello che ci dice il prefetto. Dopodiché, se non siamo contenti di quello che il prefetto avrà detto, prenderemo altre strade. Io credo che ci siano delle strade legali per far valere le ragioni di chi è in minoranza. So che stamattina è stato detto che dal 92 che le nomine si fanno così. Boh, io la delibera del Consiglio Comunale dice queste cose qua. Le cose pregresse, chi le ha fatte si assume le responsabilità di quello che ha fatto. Io personalmente non le ho mai fatte, quindi non c'entro in queste cose. C'entro nell'attuale, in qualità di consigliere di minoranza, e per queste cose io voglio dire la mia.